prima di passare alla prossima slide, avviamo la condivisione di schermo, perché così prima che Silvia vada via e chiuda il suo webinar. Allora, grazie Luca. Io vi farò vedere velocemente uno spazio, lo spazio di gestione di Adobe Connect, lo spazio di gestione di GoToWebinar. Rispetto all'hangout non c'è molto da far vedere, perché è un po' tutto quello che... E poi invece andremo a vedere una mappa che ho trovato su Wikipedia, e che è una mappa che racchiude tutte le piattaforme di sistema di conference system che hanno recensito. Quanto ce ne saranno, Luca? 30, 40, quante sono? 50? Io non le ho contate, ma sono davvero tante. Beh, sì, forse faccio... quella mappa lì sono una cinquantina. Vi farò vedere come loro le vanno a categorizzare. Intanto, rispetto alle domande, Irene dice che non c'è la possibilità di caricare sul server le slide su GoToWebinar. Io sto analizzando GoToWebinar. La differenza tra GoToWebinar e GoToMeeting è la seguente. Via via, che vale anche per Adobe questa differenza, via via che queste piattaforme per fare webinar stanno cominciando a prendere piede, i gestori si sono chiesti come poterle integrare in un sistema di learning. Quindi un sistema che fosse di un learning management system insieme a un sistema di conference system live. Se consideriamo un webinar, consideriamo soltanto l'aspetto live. Se consideriamo il tutto, quindi l'aspetto di learning che può contemplare un oggetto SCORM, un PDF e una conferenza live, allora parliamo di un ambiente integrato. Adesso i produttori stanno cominciando a mettere insieme sia le piattaforme live che le piattaforme per i materiali learning in generale, facendo nascere dei sistemi tra virgolette ibridi che poi in realtà integrano, volendo estremizzare, un Moodle più un Adobe Connect come questo. Quindi la fattispecie GoToTraining è questo aspetto di Citrix, che è poi la casa editrice di GoToWebinar. GoToMeeting è come se fosse un GoToWebinar però con altri numeri. Anche Adobe Connect, se voi andate sul sito vedete che dà anche delle caratteristiche differenti a seconda di che cosa ci volete dentro. Volete solo il live o volete gestire anche utenti, tracciabilità, oggetti SCORM, così come una piattaforma LMS. Ok, Fortunato, sì, in questo caso molte delle piattaforme più grosse sono in italiano. Questo è in italiano, GoToWebinar in italiano, e le altre e nei meeting e WizzyQ non dovrebbero essere in italiano. Su WizzyQ sono quasi sicuro non sia in italiano, i meeting non lo so. Però sicuramente il fatto che sia in italiano può essere un elemento di differenza. Allora, avvio la condivisione e poi faccio vedere subito alcune cose di GoToWebinar e poi alcune cose qui di Connect e poi faccio vedere la mappa. Silvia, poi vediamo la risposta. Luca, tu raccogli queste domande. Su GoToWebinar entreremo direttamente dentro il... ok, già. Qua, allora, tolgo dietro perché così non abbiamo... Ok, quindi, quello che vedete qua, adesso non vedo più voi, per cui Luca nel caso interviene in audio se c'è qualcosa che non va, quello che vedete qua è la finestra che sta utilizzando Silvia Gualandi per il webinar, quello che va su GoToWebinar. Lei sta condividendo le slide le condivide in condivisione di desktop con la modalità presentazione di PowerPoint, né più né meno, quindi le slide occupano tutto il suo schermo. Poi ha avviato anche la condivisione del video. Il risultato è questa finestra che voi vedete qui. Mi dicevano che io lo vedo in un Mac, probabilmente in un Windows le due finestre col video possono essere separate, ma fondamentalmente poco importa. Invece GoToWebinar, lato amministratore, ha questo pannello di controllo,
questo pannello di controllo che in questo momento io sono un ospitante, mi dà tutte le possibilità che io posso gestire per questo webinar. Qua ve lo dico velocemente, mostra schermo, però in realtà lo schermo non lo posso mostrare perché lo sta mostrando Silvia. Cambia relatore, potrei cambiare il relatore tra tutti i partecipanti, registrazione avviata, poi impostazioni, la cosa che mi ha tratto in inganno perché tra impostazioni qua sotto c'ho per impostazione predefinita i partecipanti possono visualizzare l'elenco dei partecipanti e visualizzare la chat, però nonostante questo coso l'abbia cliccato più volte mi dicono che la chat non è visibile, boh, ce la capite perché. Poi c'ha questi ecco Silvia per esempio ha io se voglio ascoltarla devo aprire. Fatto pasticcio. Ecco. Adesso ho aperto Volevo le chiedere chat. se ci sono. Fabio sta facendo il relatore qui e il conduttore di là, ok? Ha una piccola schizofrenia tecnica No, esattamente in questo istante. ho solamente aperto le casse per far ascoltare l'audio che veniva da là. Quindi in questo No, momento ho le però casse nel chiuse. momento in Però nel momento in Sì? cui tu sei andato a cliccare, stavi facendo in qualche modo il co-conduttore dall'altra parte, mentre stavi presentando di Ah, qua. sì, Volevo ho lasciato notare qualcosa. questo dettaglio. Lasciato Marcella a fare le veci. Allora, poi andiamo velocemente. Dashboard mi dice un timer quanto è già andato e quanto ancora manca. I partecipanti, quanti sono collegati, quanti sono scollegati. E poi c'è sta roba molto interessante che non c'è connect. Il livello di attenzione, ve lo metto al centro. Il livello di attenzione mi dice che il 79% è attento. Il 21% è disattento. Ora vi spiego come fa a calcolare questa cosa. Mi dice che ci sono 34 domande, le mani alzate, eccetera, eccetera. Io quando vado a vedere i partecipanti, vedo qua chi c'ha il microfono aperto, chi c'ha la condivisione aperta, chi c'ha il video aperto, chi ha messo su delle domande, e poi vado a vedere chi, in questo caso, beh, vabbè, che considerate. Minimo di privacy per cui i nomi non dovrei farli vedere, però vabbè. Chi in questo momento è disattento? Chi ha questo punto esclamativo è disattento. Come fa a calcolare che è disattento? Semplicemente perché la finestra di GoToWebinar non ha il focus sul desktop. Allora, qui chi fa programmazione sa cos'è il focus, ovvero non è la finestra attiva sul desktop, perché se io apro e metto attivo questa altra finestra quando me l'attiva, ecco, chiaramente adesso quella non sarà più attiva e lui mi considera come disattento. Quindi in questo modo fa, e questo perché lo può fare? Lo può fare per un motivo molto semplice, perché GoToWebinar, a differenza di Adobe Connect, utilizza un plugin che è Java, non un plugin che è Flash come Connect. Il Flash, il Java rispetto al Flash è più, tra virgolette, invasivo, cioè quindi può interagire molto di più col computer, mentre il Flash ha dei livelli di controllo più alti, però questo è un aspetto più di dettaglio. Poi cosa vediamo? L'audio, qui posso gestire il mio audio, se adesso lo aprissi loro mi sentirebbero. La webcam, se voglio aprire la webcam, le domande inserite. Quindi chi ha scritto domande, questo è uguale anche su Connect, stessa cosa. Poi c'ho i sondaggi, più o meno uguale anche su Connect, qua dobbiamo crearli e poi renderli attivi, e poi la famosa chat che in realtà funziona soltanto tra i relatori, ma non funziona con tutti i partecipanti. E questo è tutto lo strumento di controllo che ho fondamentalmente sul GoToWebinar. Allora, devo dire che questo video che vedete della Silvia Volanti e questa condivisione di desktop, che tendenzialmente è molto buona come qualità, su Hangout non si riusciva a fare, zero, niente. Le slide non si vedevano, la webcam era molto sfocata, pure lei avendo la stessa connessione che c'è adesso. Quindi questo che significa? Significa che in qualche modo la banda che è necessaria a GoToWebinar è molto più bassa
rispetto a quella che è necessaria per Hangout. E qui dovremmo andare anche a capire, e non lo facciamo perché non sono neanche io un esperto di questo, probabilmente il plugin Java di GoToWebinar è molto più ottimizzato rispetto a quello di Hangout. Stessa cosa avviene qua su GoToWebinar. Il webinar Aspetta. di Silvia, scusate, su Connect. Sì, vai Luca. Scusa Fabio, torna un secondo dietro su GoToWebinar, un secondo solo. No, volevo far osservare una cosa. Una differenza fondamentale, sembra una cosa grafica, ma allo stesso tempo, però, sulla base di quello che diceva Fabio, poi correggimi se la sfumatura può entrare in inganno. Voi qui dentro siete con un'unica finestra, cioè avete un riquadro in cui accade tutto. GoToWebinar ha quella finestrella che è un po' spostata, dopodiché per il relatore diventa schermo intero, vedo solo le slide, non mi vedo neanche io in faccia, in questo momento invece io mi vedo mentre sto parlando con voi. Ma questo è attivabile, la persona può attivare una finestrella per guardarsi. Ah, ok, perfetto, però in questo caso la chat non credo sia visibile perché, proprio perché lei è su schermo intero nella slide. No, allora, questo ti do informazione aggiuntiva. Hanno fatto in modo che tutte le finestre di GoToWebinar, anche se aperte al relatore, sono invisibili nella condivisione. Quindi lei potrebbe avere, e magari ce l'ha, questa finestra, così come io la nascondo, ok? Lei potrebbe averla aperta, noi non la Ah, ok. vedremmo perché il software la nasconde in condivisione. Sì, perché io tutte le volte che ho usato GoToWebinar ero relatore, non ero regista e quindi in qualche modo io non ho mai visto che cosa accadeva mentre lo usavo come relatore. Avevo il mio schermo, facevo, per di più era su Prezi, quindi utilizzavo il mio Prezi e via. Quindi ora quello che voglio far notare è anche questo tipo di conformazione, che qui dentro avviene tutto nello stesso spazio, anche WebEx funziona in questo modo, con dei riquadri che sposti nuovi e nemici nello stesso modo. WiziQ non mi ricordo, perlomeno l'ultima volta mi sembra che era anche quello tutto integrato, però non so se gli ultimi è Sì. tutto integrato ancora come questo. E GoToWebinar ha questa caratteristica un po' così curiosa, no? Che sono spezzati i pezzi, mettiamolo in questi. Aggiungerei un'altra cosa. Mentre Connect c'è layout e poi vedremo, GoToWebinar non c'è layout, ovvero questo slide. Se vuoi, tu puoi abbassare tu utente, non tu relatore, però in ogni caso è una funzione della persona. Loro che cosa accade. Se ci vedrebbero così sarebbe drammatico. Poi un'altra cosa, la registrazione, questa è una scoperta che ho fatto e non mi è piaciuta tanto, perché noi avremo un webinar con 500 persone il mese prossimo e dovremo trovare come fare. La registrazione non registra il video del relatore, ma registra soltanto la condivisione dello schermo. Quindi significa che se tu vuoi registrare come facciamo noi anche il video, ti devi attrezzare con altri modi. E noi avremo il mese prossimo un grosso webinar e dovremo trovare un modo per registrarlo. Probabilmente lo faremo con un Camtasia o con un altro software che registra lo schermo. Però già questa qui è una grossa problematica. Ok, chiaramente poi avremo modo in altri contesti di approfondire l'argomento anche dando le chiavi per poter fare delle prove direttamente. Intanto andiamo dentro GoToWeb, vabbè, ogni tanto li confondo. Andiamo dentro Connect. Allora, Connect ha questa conformazione, chiaramente voi vedete adesso tutto lo spazio mio di organizzatore, relatore, diciamo che ho chiaramente delle funzioni più da relatore. Allora, qual è la differenza sostanziale? Che Connect, a differenza degli altri, tutti quelli che ho visto fino adesso, non conosco ancora WebEx, ha questi che lui chiama contenitori, ovvero degli oggetti che posso mettere dentro, che qua in questa versione che abbiamo noi, che è una versione tutto sommato limitata,
come funzionalità a questi che sono la condivisione, le note, partecipanti, video, la chat, i file per condividerli, il link web, sondaggio, domande e risposte. Questi che chiamano anche pod loro sono molto di più in altre versioni di Connect. Dove, per esempio, c'è un pod che consente di mettere in condivisione per esempio YouTube in un'altra versione di Adobe. Poi, qua vedete che le persone ci chiedono di entrare perché questa cosa non so perché questa volta non si è disattivata. Irene, sì, GoToWebinar registra l'audio insieme alle slide ma non il video. Poi a questa area che possiamo attivare o disattivare, dove io posso mettere delle note che vedranno tutti i relatori, chiaramente non le vedete voi. Questo ci serve più che altro a comunicare con Luca, che adesso sta scrivendo qualche cosa, oppure se spesso quando serve preparare un nuovo sondaggio, apro un nuovo sondaggio, lui intanto me lo mette qua scriviamo domanda, poi risposta, e poi risposta, e poi lo pigliamo, lo apriamo, e lo pigliamo e lo trasciniamo qua. A questo punto risulta visibile anche per voi che potete andare a farlo. Quindi già questa è un grosso aiuto. Poi ci sono queste che sono i layout. Io posso creare tutti i layout che voglio e organizzarmi questi gli spazi per i diversi layout. Quindi noi abbiamo la possibilità, aspettate che chiudo qui l'aula, chiudo questa l'area qua di Luca, me la chiudi? Eccolo qua, non la trovo più. Io posso andare a cambiare layout e quindi cambiando layout chiaramente cambia un po' tutto quello che vedete. Questo è quello che facciamo noi spesso quando diciamo cambiamo ora. Sto facendo vedere tutti i segreti, Luca. Non avremo più segreti. E poi, vabbè, nel dettaglio ci entreremo un'altra volta. Basta, fermati. Che già c'ho il mal di testa, per favore. Torniamo qua. Ecco, anche perché mi è andata via nel frattempo la condivisione. Ok, no, questo non c'entra niente. Scusate, ho aperto una cosa, non c'entra niente. Perfetto, ok. E poi c'è questa cosa bellissima che non abbiamo mai usato, però prima o poi la utilizzeremo, i lavori di gruppo. Quindi è possibile stanze per gestire i gruppi di lavoro. Quindi posso assegnarvi, un po' come c'è su Moodle, posso assegnarvi all'interno di aule separate per fare un lavoro diversificato e poi andarvi a ripescare. Ancora questo non l'abbiamo mai provato, però ci spingeremo anche a questo. Va bene, torniamo là. Per cui capite bene la differenza sostanziale tra le piattaforme. Poi alcune cose standard ci sono dappertutto, il fatto che vi possa dare il microfono o la webcam, o vi posso chiedere di condividere lo schermo, o addirittura le piattaforme, e questa c'è una domanda su TeamViewer, tutte le piattaforme consentono anche la possibilità di controllare lo schermo remoto, e quindi in questo caso ormai tutti sono allineati anche con questa feature. Buche, Sì, altro. però a tal proposito, TeamViewer non è una piattaforma per webinar. TeamViewer permette di entrare nel computer dell'altra persona. Non mi permetterei mai di pensare di usarlo come piattaforma per un webinar, cioè vuol dire far entrare le persone nel mio computer, se posso evitarlo. Ti aggiungo un pezzettino, non vorrei in questo momento far capire che alcune cose ti sono sfuggite, però TeamViewer ha aggiunto un altro pezzettino, TeamViewer, No. che è la possibilità di fare meeting online. Ora, non l'abbiamo ancora provato, per questo, di partecipare al meeting, non è soltanto la possibilità di controllare il computer, quindi non so materialmente che cosa può fare. Questa è una funzione relativamente nuova che anch'io ho scoperto da poco.
Quindi questo è quello a cui si riferiva. Non so cosa cosa si possa fare, non so com'è strutturato, però magari lo proveremo prossimamente. Ok, Luca, ti fa piacere che davanti a tutti faccio vedere che non hai conoscenze aggiornate delle No, voglio cose. far notare che niente di più facile che magari sia stato anche io magari in passato farglielo vedere. Ah, guarda che anche questi lo fanno, perché ogni giorno o io o lui, uno dei due invia all'altro un link. Hai visto la nuova piattaforma? Hai visto il nuovo servizio? Cioè, il problema è che non riusciamo a stargli dietro, sono veramente quotidiani. E vi aggiungo anche un pezzo, insegnalo. Avrebbe la possibilità di distribuire la propria piattaforma webinar. Non lo facciamo No, perché non siamo ancora riusciti a testarla con i grandi numeri. Non far vedere nulla. Non, fa non far vedere nulla. Ok. non vuole, il capo non vuole. Allora, Ignazio, Adobe non rileva i disattenti, non lo fa, ma secondo me non lo fa perché non lo può fare. Spiegavo prima che Adobe funziona su piattaforma Flash, infatti funziona, no, noi lo visualizziamo qua sul plugin perché facciamo la condivisione, quindi è necessario il plugin. Ma in realtà funzionerebbe anche dentro il browser, proprio dentro la finestra del browser. Quindi il flash, come adesso non sto io ai livelli dei framework fino a livello di sistema operativo, il flash può arrivare fino a un certo punto, mentre il Java come software può arrivare ancora più giù sul proprio livello di sistema operativo. E quindi probabilmente il Java, su cui si basa GoToWebinar, riesce a controllare quale finestra ha quale finestra è attiva sul desktop. Connect non riesce a farlo proprio per la sua natura. A Marte diciamo che avremmo controllo sul tuo PC se tu ce lo dessi. Sì, potremmo farlo, ma non lo facciamo. Io gliel'ho visto Allora, fare a Fabio una volta durante un webinar. Io mi ricordo che c'era, ti ricordi quando gli hai preso, era durante i Basic Pro se non sbaglio, che gli hai preso i controlli e hai cominciato per farglielo vedere, era forse uno dei due sui webinar, che hai cominciato a navigare all'interno delle sue, e io mi immaginavo lei che era lì immobilizzata mentre tu navigavi nel suo computer per far vedere cosa si poteva fare con rischi enormi, quindi insomma. No, allora, Allora, andiamo. ora stavo cercando di aprirlo, però in diretta viene difficile. In realtà Vabbè, Luca. ci sono delle statistiche in Adobe. Prevalentemente però giocano su entrata, uscita, quanto è stato dentro, se ha risposto, cose di questo tipo. Quando voi rispondete ai sondaggi, noi possiamo vedere esattamente chi ha detto cosa. Di solito li facciamo in tempo reale, quindi non ci interessa neanche, però volendo io potrei vedere cosa ha risposto Carlo, eccetera. Quindi, insomma, c'è questa Questo che sto possibilità. dicendo riguarda il tracciamento di tutte le piattaforme, però GoToWebinar su questo è molto più preciso perché dice se una persona in un istante ha la finestra aperta o la mette da parte. Allora andiamo subito a quella mappa, andiamo subito a quella mappa e poi vediamo un po' se sono domande. Allora, questa mappa la trovate su Wikipedia in inglese. Ed è confronto tra le piattaforme di web conference. Guardate qui, scorro per farvi vedere tutte quelle che sono state censite da loro. Ok, sono in ordine alfabetico, se andate alla S. C'è anche TeamViewer. Eccolo qua. Vedete qua? Scorro al contrario, scorro ta 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 ta. Quindi direi che se uno vuole divertirsi. Sì? Hai anche l'orizzontale. Ora ci arriva all'orizzontale. Se uno vuole Ah, scusa. divertirsi, ne ha di che provarne. Allora, poi l'orizzontale sono le feature che loro hanno analizzato. E devo dire che è una statistica fenomenale perché ci sono un confronto tra una quantità di feature che è notevole. Andiamo a vedere un po' che cosa si tratta. Licenza. Se proprietario GPL e quindi se licenza di pubblico utilizzo o quant'altro. Poi entriamo sul dettaglio perché chiaramente ce n'è da discutere. Capacità di utenti simultanei, accesso su Linux, accesso su macOS, accesso su Windows, se supporta l'audio,
Direi che l'audio supportano tutti. Ah, cavolo, no, questa non supporta l'audio. Quindi devo dire che c'è anche da stupirsi. Anche questo non Infatti non ha supporta più neanche il link. l'audio, Non c'è più grandioso. neanche No, il il link link, non dico. c'è. È vero, ma forse manca esiste più, anche se è aggiornata recente la mappa. Poi la qualità video, se HD o se VGA, chiaramente. Noi qua siamo qua per adesso, Adobe Connect. Video support, se supporta il video e supporta la chat. Aspetta un attimo, devo fare un Parentesi. controllo. Dai, che devo fare un Parentesi. controllino. Allora, Dove l'hanno messo? mentre Vabbè, Fabio poi un controllo. controlla, webinar muto fa ridere, però sappiate che c'è anche il webinar solo audio, si chiama teleseminar, quindi il teleseminar fondamentalmente è una trasmissione streaming di audio, ok? E esistono ancora, una volta si facevano praticamente via telefonica, come se fosse una trasmissione sì, appunto radiofonica, no? Si usano ancora. Adesso ovviamente sono più complicati, cioè sono più articolati come strumenti. Faccio un esempio: SoundCloud permette di trasmettere uno streaming in tempo reale, eccetera, ma fondamentalmente esiste anche il teleseminar, un po' più raro, un po' più bello vederci in faccia e ovviamente fare queste cose. Vai, Invece vi do Fabio. un'altra notizia, le piattaforme senza supporto di audio sono fatti per il, una volta si diceva esordi, forse di nuovo si dice esordi, non si dice più, per le persone deboli di udito, va, che parlano con i segni. Dai, è una battuta, dai. Poi abbiamo supporto, condivisione desktop, whiteboard, che è non me lo... Bisogna vedere se quella piattaforma là c'ha il supporto video, perché ad esempio per i non udenti almeno il video me lo devi dare, se no diventa Ok, non c'è supporto video. Non c'è né l'audio né il video, mi chiedo che cosa si possa. Sì, no, secondo condividere lo schermo non si sa, non conosciuto. Vabbè. Allora, no, a parte gli scherzi. La whiteboard invece è una lavagna in cui possiamo disegnare, possiamo scrivere, una lavagna condivisa. L'upload di PowerPoint, ecco, questa è un'altra cosa che devo andare a controllare. Eccolo qua, vedi qua? Go to meeting. Non c'ha l'upload di PowerPoint e quindi però c'ha il chat support e devo capire come funziona allora. Poi gli upload PDF, noi siamo sempre sulla terza linea. Upload doc co-browsing, qui una modalità di navigazione integrata, il supporto ai device mobili, breakout session, non so che vuol dire. Security access rispetto a che non lo so, accesso di sicurezza, boh, forse un password, comunicazioni criptate, poi il fatto che tu possa utilizzare un meeting da host, quindi possa essere un relatore dal mobile, il fatto che tu possa essere un partecipante da mobile. Il cloud-based no download, vabbè. E la possibilità di registrare. Queste sono tutte le informazioni che sono state, che sono proprio tante. Allora, non entro nel merito perché un po' l'ho fatto, l'unica cosa che voglio andare ad analizzare è la licenza, perché come sapete bene, io sono un fautore, io e Luca per un partito, io per l'altro partito. Del software open source. Perché, domanda, perché non ci siamo messi dentro Big Blue Button, che ha una licenza di utilizzo GPL, quindi una licenza di pubblico utilizzo. Intanto, inutile dirvi che quando cominciai nel 2010, 2009, 2010, la installai quella piattaforma, non c'è dubbio su questo. La risposta, però, aspettate che torno in aula così mi vedo. La risposta però era ed è stata data quando abbiamo parlato di performance e di banda. Perché se io mi installo una piattaforma sul mio server, già per chi mi ha seguito con Joomla abbiamo visto che ci sono delle difficoltà. Provate a pensare che difficoltà ci potrebbero essere una piattaforma che deve erogare traffico internet per quante persone?
10, 100, 1000, 500. Traffico internet che non è il traffico di un sito internet, ma è il traffico live, simultaneo. Io adesso sto andando in condivisione con, vi dico subito, una risoluzione di schermo che è, lo abbasso, io un po' l'abbasso perché altrimenti sarebbe troppo alta, che è 1280x720. Quindi sto andando con risoluzione di schermo che non è Full HD ma è HD Ready. Poi noi stiamo andando con, vi svegliamo tutti i segreti, con un video che non è alla massima risoluzione, ma è... Sì? Ehi Luca. Che è in qualità lo chiama standard, che è quindi è 240p, quindi dipende se è 4 terzi, anche se lui qua me lo dà 16 noni, rispetto a Stevie, però è 4 terzi, e a 10 fotogrammi al secondo. Io la posso alzare a 480p, se non ricordo a quanto equivale come dimensioni, larghezza e lunghezza, 480p, ma lo trovo facilmente, a 15 frame al secondo. Poi sto andando in condivisione schermo con una condivisione media, ecco, l'ho abbassata ancora di più lui, ma io voglio usare di più. E quindi ho alzato un po' tutto, e adesso la mia, ecco, adesso ancora di più è aumentata la mia risoluzione video, ma io potrei fare ancora di più se voglio, ora oso l'impossibile. Invece di ottimizzare per LAN, scusate, ottimizzare per ADSL, ottimizzo per LAN. Ottimizzo per LAN, che significa? Ok, Significa che lui... hai due web. Ecco, Ti sei adesso se ascoltate... esplode No, perché se voi ascoltate adesso l'audio è migliorato notevolmente e l'audio è perfetto. Il video, adesso non lo so, mi avvicino, mi allontano, il video probabilmente è migliorato, però perché noi non utilizziamo questo livello, anche lo schermo. anche lo schermo, perché non utilizziamo questo livello di comunicazioni? Intanto notizia, su GoToWebinar non ho trovato questa possibilità di personalizzazioni, non l'ho trovata, può essere che c'è, ma può essere che non c'è. Allora, noi non utilizziamo questo livello di dettaglio per due motivi. Primo perché se io non avessi una buona DSL, ora per quanto non faccio pubblicità alla mia DSL, però da quando è passata a fibra, tutto sommato è migliorata, voi Sono non mi tre che hanno la ascoltereste più. fibra. E quindi non faccio ecco, poi adesso Silvia ci comincia a sentire a scatti perché è aumentata, adesso l'abbasso, è aumentata anche la nati audio medio e c'è un po' di buffer, ok, quindi capite bene che la banda che io ho disponibile è quasi, diciamo che non è utilizzabile per quel livello. Quindi queste un po' le motivazioni per cui non potremmo, e secondo me neanche voi potrete mai installarvi una piattaforma sul vostro server. Poi per finire, qua abbiamo un meter che ci dice quant'è la latenza, quanto è il traffico utilizzato. Guardate, adesso sto utilizzando un traffico di 500 KB al secondo, 300 KB al secondo in upload. Se adesso chiudo la webcam, ecco, chiuso la webcam, vedete come scende 200 e magari scende anche di più, 150. Significa che ho necessità di avere 150, adesso aumentato perché ho avuto un picco di spiccheraggio. Quindi significa che se voi fate un calcolo, mi è necessario avere 500, questo è in kilobit, cioè il passaggio in kilobyte, perché i provider lo misurano in kilobyte.
Comunque, dietro c'è tutto un calcolo da fare, poi alla fine si va a capire che non tutti possono fare il webinar come relatori e non tutti possono ascoltare il webinar. Se tu avessi una chiavetta non potresti probabilmente neanche ascoltarlo, poi se aumentassi la banda sicuramente non l'ascolteresti. Insomma, Luca, com'era quella slide che diceva fare un webinar per tutti, però no, nessuno può farlo? Cioè, dietro c'è un bel po' di robe, sembra facile che tu ti affitti la cosa e parti, ma in realtà dietro c'è un bel po' di robe. Io avrei finito. Allora, dunque, io direi che rieccomi qui. Io direi che, allora, sì, Sara, diciamo che perseguire è fattibile. Nel momento in cui tu fossi la relatrice e dovessi condividere le slide, no, non sarebbe così facile. Adesso, io prima ridevo perché Carlo ha scritto: guardate Luca che ripassa. Ok, allora. Cercavo di evitare di mostrarlo, ma io avevo preso un libro, il primo manuale italiano su come si fanno i webinar, perché, e adesso mi spiego, Lucia, abbiamo praticamente quasi finito, eh. In fondo, no, ho sbagliato pagina, scusate, dove c'è l'appendice come si dice, l'appendice sulla scelta della piattaforma. Noi abbiamo riportato questo link che secondo me, oltre a quello che abbiamo condiviso poco fa, è un bel punto di partenza anche per fare il confronto tra le piattaforme in modo un pochino più interattivo rispetto alla mappa che ha mostrato Fabio, no? Su Wikipedia ci sono dei limiti tecnici, mentre in questo sito qua loro fanno praticamente il benchmark di tutte le piattaforme. Uno può scegliere tra due o tre, fare il benchmark che vi fa l'analisi. È una funzione nuova che ho visto adesso, cioè selezioni quali piattaforme vuoi e lui ti fa il benchmark solo di quelle piattaforme su determinati aspetti. Quindi uno può. Allora, Luca, per ricambiare il favore rispetto a prima, questo io non lo sapevo. No, te l'eri dimenticato, l'abbiamo scritto nel libro, Fabio, questo link. No, questo è il benchmark. No, è una cosa, secondo me è recente, non c'era quando l'abbiamo messo nel libro, io non me lo ricordavo. E allora, dunque, la questione è esattamente quella che diceva Fabio. Prima c'era una domanda, per 50 persone, cosa mi consigliate di fare, no? Stevie, per un gruppo di 50 persone che vogliono condividere video, slide o tutorial, cosa consigli di utilizzare? Allora, dipende dalle dimensioni che abbiamo visto prima, cioè. Se c'è un budget che lo permetta, ovviamente una piattaforma a pagamento, può essere Adobe Connect, può essere GoToWebinar, possono essere molte altre piattaforme, no? Ce ne sono un po' per tutti i gusti. Chiaramente dipende anche da una variabile che non abbiamo messo, Fabio, il numero di webinar. Cioè, se uno deve fare un webinar, non gli conviene prendere un abbonamento di un mese che costa uno sproposito, che può costare magari 500 euro. Se uno deve fare un webinar, gli conviene andare da qualcuno come noi che ne fa un casino e riesce a spalmare la spesa. Magari, ah cavoli, sembra quasi pubblicità così, però è vero. Cioè, conviene andare da qualcuno che abbia già preso la piattaforma e che gli permetta di fare un webinar ad un prezzo contenuto. Perché poi soprattutto c'è un elemento che è passato tra le righe, perché Fabio l'ha detto, ma l'ha detto sulla base della propria esperienza personale. Cioè, io prendo la piattaforma, ma il discorso è sempre lo stesso. Io devo riuscire a utilizzarlo. Ben prima di fare il webinar, cioè io devo perderci le N giornate di lavoro, Fabio ci ha messo le nottate, per capire come funziona. Stiamo parlando di Hangout nel caso, mentre magari su altre piattaforme la questione può essere veramente molto più complicata, ok? Quindi c'è anche questo come variabile importante, cioè fare in modo di ottimizzare al massimo la spesa e fare in modo che sia il più contenuta possibile. Spesso le demo, come diceva Ignazio, funzionano benissimo, ma magari hanno dei limiti. Ad esempio, nei meeting c'è la pubblicità. Se devo farlo come personal branding, magari usare una piattaforma che non mi permette di avere tutto quello che voglio in modo professionale può essere veramente una spada di Damocle. Cioè, può essere in quel caso potrebbe essere veramente un boomerang.
Attenzione, attenzione in ogni caso alle trial e ricordatevi, se qualcuno vi dà qualcosa gratis, Qualcos'altro. tendenzialmente dietro c'è qualcos'altro, cioè se Anymeeting vi dà 200 utenti a gratis, ma anche GoToWebinar vi dà 100 utenti a gratis, perché dovrebbe fare allora io mi faccio tutto gratis e va sempre bene? No, è perché chiaramente c'è una banda limitata su quello, perché allora il vero nodo di spesa per le aziende non è far entrare 100, 200, 1000 persone, ma è la banda che 100, 200, 1000 persone occupano, intesa come traffico. Quindi io ti posso dire pure, ti faccio entrare 10 milioni di persone, se però poi ti do una banda sufficiente a farle funzionare bene uno solo, ho fatto solo pubblicità e nient'altro. Ignazio, no, non diffidare di omaggi sempre in senso lato, perché noi alla fine anche noi facciamo omaggio, questo webinar lo stiamo omaggiando in realtà, anche se per livello di approfondimento sarebbe anche in qualche modo un ritorno, ci vorrebbe anche essere, significa tempo e risorse spese, informazione. Però ci sarebbe da capire perché qualcuno mi omaggia qualche cosa. Chiaramente in questo caso loro lo fanno perché tu cominci a utilizzare la piattaforma, ma non la puoi mai utilizzare con lo stesso risorse che avresti pagando quanto costa 100 persone, non so, 80 dollari, 100 dollari al mese. Cioè, onestamente, perché uno mi dovrebbe dare una cosa gratis e poi se la fa pagare 80 dollari al mese? C'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Sì, sono in linea. Allora, dunque, io direi che se non ci sono domande, torneremo anche sulle altre piattaforme. Io volevo chiedervi un parere. Adesso stiamo chiudendo, meno di 3 minuti, dai, cerchiamo di stare dentro nelle 22:30. Fabio, vuoi dire qualcosa sulle versioni server? Le versioni che? Server Che sono le versioni server? e quelle tipo residenti. Io ne posso raccontare una. Proprio ieri ho visto un nostro cliente per la formazione webinar e mi raccontava che lui, una piccola azienda che fa cose che non c'entrano con noi, e a un certo punto voleva fare organizzare dei webinar e si è informato e ha ottenuto un preventivo per i webinar. Peccato che l'hanno obbligato a comprare 5 aule di una piattaforma ad una cifra spropositata, e lui adesso dice: ma io cosa me ne faccio queste 5 aule che devo fare un webinar al mese per 100 persone? E quindi c'è questa cosa anche, che molto spesso si rischia di andare a prendere una soluzione che sembra essere l'ottimale e in realtà invece può essere, ci possono essere mille altre soluzioni, no? Quindi, parte del nostro lavoro è anche quello di fare webinar design sul lato piattaforma, cioè andare col cliente a scegliere l'opzione migliore. Quindi Maurizio, scriveteci la scrivo qui. Discorso lato server, ne ho parlato prima parlando di Big Blue Button, ovvero il fatto che tu puoi installare la piattaforma sul tuo server, però poi devi avere anche le risorse hardware sufficienti e mettersi a casa o in hosting le risorse hardware sufficienti, tanto vale che te l'affitti, non so, proprio non c'è discorso. A meno che non lo vuoi fare in 3-4 persone per gioco, allora te la fai con Hangout, voglio dire. Il problema non è 3-4 persone, il problema sono da 100 persone in su. No, Anzi, direi da 70 persone in su il problema è. penso, no, Fabio, il problema è un pochino più in basso, cioè dipende, cioè può essere anche da 10 persone in su, dipende da quello che devi fargli. Cioè, perché ad esempio, scusami, con Skype Premium arrivi fino a, non mi ricordo se 6, 8, 10 persone, ma non fai le cose che facciamo qui con i webinar. Cioè, per come esempio, non mi viene da pensare così a freddo, no? Cioè, allora ci sono due questioni. La prima è quella di Fortunato. Da un certo punto di vista a me viene da dire sì, perché nella nostra esperienza a noi è capitato tantissimi clienti che dicevano sì, ma adesso me lo organizzo io, dopodiché
ci sentiamo. E poi li sentivamo disperati perché avevano preso 2000 euro, 3000 euro in piattaforma e non sapevano cosa farsene, e quindi noi interveniamo dopo che è stato fatto il danno. Da un lato conviene, cioè è un aspetto che effettivamente può fare la differenza, cioè tu ti occupi solo di erogare i contenuti, c'è qualcuno che si smazza il lato tecnico, da un lato. Dall'altro c'era la domanda di Irene, di solito vanno ad abbonamenti, fortunatamente sì, a volte si può prendere per un mese, a volte si possono prendere, esistono anche ad esempio Webex, che è quella che io personalmente sono innamorato di Webex perché ci ho lavorato a lungo e mi piace da morire come piattaforma, è molto simile a questa, come versatilità, eccetera. Sì. Sì, no, stavo dicendo semplicemente che ad esempio Webex vendono, ma solo per professionisti, particolari contratti, vendono anche al minuto, vendono a posto e cose di questo tipo. Cioè, ci sono varie soluzioni, un po' particolari anche, però ci sono. Webex è fighissimo, scusate il francesismo, vai, vai. No, aggiungerei che poi ci sono tutta una serie di cose che non stiamo adesso dicendo, ma abbiamo detto in questi incontri precedenti, che sono tutti quelli che riguardano anche in qualche modo l'hardware che è necessario, in alcuni casi è fondamentale avere per fare le cose discrete. Noi abbiamo dei microfoni che non sono quelli professionali, ma già è qualcosa, e qui parliamo di questo che è il Samsung. Lui non lo utilizza, lo fa vedere, ma non lo utilizza, perché anch'io a questo punto ti posso far vedere quello che ce l'ho smontato, però ce l'ho, che è quella con me. E poi adesso la webcam, che adesso è staccata, però è questa di qua, questa è una webcam full HD che ha una risoluzione. Poi sta roba di qua, adesso stiamo cominciando a questa roba di qua, che è il faretto che mi illumina e che mi fa vedere diverso da Luca, più luminoso, più. Non dico più bello, però sicuramente è più luminoso. Poi questo qua dietro sembra un muro, ma in realtà non è un muro, è un telone che non fa vedere che dietro anch'io c'ho i pesci. Queste sono tutte robe che fanno sì, che in qualche modo fanno un po' di differenza. Ma anche qua siamo arrivati con l'esperienza. Ecco, è caduto il microfono. Non ci siamo arrivati tutto in una volta. Allora, voglio condividere prima di chiudere, in modo che se ci sono altre domande poi le raccogliamo. A noi, allora, a gennaio inizieremo con la Webinar Academy. Prossimamente ve la presenteremo, vi racconteremo qual è l'idea, eccetera, e come accedere, che sarebbe praticamente la versione professionale, no, non che adesso non lo sia, ma la versione, diciamo, strutturata, professionale come percorso professionalizzante per diventare Webinar Specialist. Ci piaceva l'idea di fare un pomeriggio un po' estremo, cioè fare un sabato pomeriggio, probabilmente quello prima di Natale, in cui facciamo 3 ore pratiche, completamente pratiche, di un webinar abbastanza denso, che però permetta a chiunque di organizzare immediatamente il proprio webinar. Nella nostra logica c'era questo tipo di progettazione, cioè si parte dal titolo, dal tema, un po' quello che abbiamo fatto con Webinar Design la scorsa settimana, però molto in profondità. Si ragiona sugli strumenti. Sto giocando con una pennina, non è che sto leggendo un foglio, sto giocando con una pennina e mi sto distraendo. E l'idea è quella, appunto, di fare questo webinar, che però richiede molto lavoro, quindi probabilmente sarà a pagamento. Stiamo pensando ad una cifra abbastanza veramente contenuta, meno di una pizza, ok? Però stiamo pensando di fare questo mini percorso pratico, perché almeno così uno, nella nostra idea, nella nostra ipotesi, uno nel corso delle vacanze di Natale ci mette giù le idee, eccetera, e poi parte col nuovo anno col proprio progetto, che può essere un webinar, può essere una serie di webinar, può essere un corso completo, può essere insomma una cosa molto molto personale, ok? Allora, ci piacerebbe sapere se vi può interessare una cosa di questo tipo. E
Ignazio non fa testo perché è un fan. Non vale, non vale. Cioè, per farci un po' un'idea anche sui numeri, eccetera, noi vi chiederemo poi magari se siete interessati, eccetera, su quali aspetti vi posizionereste, perché chiaramente noi il taglio lo possiamo dare per i formatori, lo possiamo dare per chi deve fare personal branding, per chi deve fare consulenza di altro tipo, insomma, cioè, ci sono diverse combinazioni, quindi noi lo decliniamo sempre sulla base dell'aula. Ci piacerebbe, in questo caso mettereste a disposizione Adobe, sì, si potrebbe fare, cioè, nel senso che poi dopo si potrebbe ragionare per tutte le evoluzioni possibili e immaginabili. Soprattutto in quel pomeriggio lì, io obbligherò Fabio a fare una sessione intensiva sull'uso, stiamo pensando a 3 ore, non stiamo pensando a tantissime ore, perché sennò poi dopo vi bruciamo il cervello. Stiamo pensando di mettere di fare una sessione specifica su Hangout, perché quello è gratuito e potentissimo. E quindi probabilmente sarà quella la piattaforma principale. Poi chiaramente se uno invece vuole fare del lato business, vuole fare delle cose, eccetera, poi se ne parla con altre E piattaforme. questa è anche la risposta a scritto prima Steve, che diceva: per riunioni online e con poche risorse economiche, qual è il vostro pensiero? Sicuramente Hangout. Esatto. Sì, penso che sia assolutamente questa l'idea. Questo mi è partito un sondaggio a caso. Ok, sarebbe il 21. Possiamo anche ragionare su altre combinazioni. Non vorremmo. Adesso poi ci ragioniamo con voi. Magari vi mandiamo un piccolo questionarietto, insomma, per avere un'idea più precisa di che cosa vi piacerebbe di più o di meno. No, no, Hangout è infinito. Hangout viene utilizzato per i telesummit. Metto il Allora, link che spiega che cos'è. no, diciamo queste cose perché forse è passata in secondo piano. Hangout accoglie massimo 10 persone come relatori. Quindi un Hangout party, come lo chiamano loro, non io, può essere al massimo 10 persone. Un Hangout on air, in questo caso è appunto il summit. Può avere sino a 10 relatori, quindi 10 come quelli che vedete là sopra, come me e Luca, ma infiniti, infiniti, sì, infiniti ascoltatori. Quindi l'hangout party o l'hangout normale, 10. Hangout on air, 10 relatori e illimitati, mi piace più di infiniti, illimitati ascoltatori. Però hangout on air. Appunto, anche Google, YouTube Live può avere, però in quel caso è un relatore, ma infiniti ascoltatori. Però per YouTube Live ci vuole un software, bisogna mandare un flusso streaming. Ok, quindi ci sarà modo di parlare, però diciamo che l'idea è che alla fine di quel webinar uno già il giorno dopo si può mettere a maneggiare un po' le cose e già iniziare a operare online. Allora, io direi che ci aggiorniamo a settimana prossima. Come sempre noi la sera del webinar non sappiamo cosa avverrà il prossimo webinar. Probabilmente ritorneremo sul webinar design, quindi all'email che ho scritto poco fa, questa, se volete, sì, buon Natale, scusatemi, se volete a questa mail potete scrivere le vostre idee e noi poi le progettiamo in diretta, cioè vuol dire che se voi portate, a me piacerebbe fare un webinar su questo argomento. Avete 2 minuti per descriverlo e io e Fabio abbiamo un quarto d'ora per progettarvelo. Quindi ve lo progettiamo a gratis in diretta, ok? Ci scrivete l'idea tramite questo indirizzo qua, webinar@insegnalo.it. Per qualsiasi ulteriore comunicazione usate pure quella mail legata a tutto ciò che è webinar ABC. Io ti blocco Come? perché saluto.
Ti blocco perché saluto tutti e torno di là e mi gestisco la chiusura. Ok, io chiudo di qua allora, va bene? Così come è aperto. Grazie a tutti per la partecipazione. A presto. Ciao. Allora, dunque, a questo punto io vi dirò, ci vediamo settimana prossima. Come sempre, vi invito ad iscrivervi sia a Webinar Pro che a Insegno, appunto, siete già iscritti, eccetera. Se ci fate un regalo, raccontateci un po' il vostro feedback tramite questo questionarietto. Io direi che a questo punto ci possiamo salutare e grazie mille e buona serata. Per qualsiasi comunicazione, webinar@insegnalo.it. E se vi va, scrivete pure come è andata questa serata nei vostri profili, su Facebook, Twitter, LinkedIn, eccetera. Raccontate al mondo che cosa avete visto e invitate chi volete. Settimana prossima saremo ancora di più. Ciao a tutti!